Do immediatamente la parola al presidente Vincenzo Esposito. Presidente, si sta concludendo un altro anno, ma tu sai che qua, diciamo così, relativamente non concludiamo, mettiamo questo step, però proseguiamo nell'estate. Questa estate siamo ancora più coinvolti. Poi ti racconto, prego. Sono proprio contento di questa disponibilità anche d'estate. La continuità nelle nostre attività è importante. Davanti a voi sta un vecchio che non è il più vecchio di quelli che fanno parte dell'Unitrec. Siamo in tanti, però l'Unitrec è cresciuta e abbiamo anche dei giovani. A Massa Lubrense abbiamo un gruppo che a Termini fa scuola di ballo, alla quale partecipano anche i bambini. L'Unitrec è diventata una presenza ormai stabile e importante nella penisola sorrentina, ma in particolare a Piano di Sorrento, dove abbiamo questa disponibilità di locali che l'amministrazione comunale gentilmente ci ha messo a disposizione. E io non cesso di ringraziare tutte le amministrazioni del Piano di Sorrento, sono state sempre molto attente al ruolo e alla funzione che svolge l'Unitrec nelle comunità locali. Vedete, ricerche recentissime hanno dimostrato una cosa, che le persone istruite e che coltivano la loro mente senza interrompere sono quelle che vivono di più e sono anche quelle che vivono meglio, e questo è un fattore importante. Tenersi aggiornati, tenersi sempre attivi mentalmente favorisce una vita più serena, più migliore sotto ogni aspetto, e si operano per portare avanti le iniziative. E vi esorto anche, abbiamo aperto un concorso per la pubblicazione di racconti autobiografici e non, e esorto tutti a fare questo sforzo di ricordare le cose che piacevoli, che amano ricordare, e trasmettercele in modo che possiamo farne una pubblicazione da distribuire poi agli stessi partecipanti e anche alla cittadinanza, perché è un modo per coltivare non solo i ricordi personali ma la memoria collettiva, perché la storia, anche la grande storia, si fa con le piccole storie, con le storie delle persone. Grazie e buon divertimento. Grazie Presidente, sei sempre molto pacco nell'omaggiarci di tante cose. Intanto vorrei che adesso con un grandissimo applauso accogliamo il sindaco dottor Vincenzo Iaccarino. Vabbè. Vi chiedo questo applauso particolare, vi ho chiesto perché questo signor sindaco, anche quelli precedenti, è colui il quale è fautore, perché capite benissimo dove ci sono problemi di locazione, di sedi, di poterci raccogliere nella sala giù, nella sala su, grazie alla disponibilità del signor sindaco che prima ci ha tastato, poi ci ha valutato e poi ci ha dato l'agio di poter fruire di questi locali. Ci ha posto tra i produttori di cultura di Via delle Rose. Sapete quante volte la Via delle Rose l'abbiamo paragonata a quella Via Merulana fatta di tante menti. Sindaco, ti ringrazio come sempre di questa tua presenza, che è il saluto di fine anno che amiamo scambiarci, e quindi non puoi sottrarti. Non pretendiamo da te i discorsi, è solo il piacere di averti qua per ringraziarti di cuore di questa possibilità che ci dai, non solo nei locali ma anche la disponibilità del signor Salvatore Notturno, che scaratta sempre tra tutti i suoi strumenti tecnologici per permetterci di muoverci con grande, come se fosse un teatro apparecchiato a tutti gli effetti. Buonasera a tutti. Vabbè, sono io come sindaco, come cittadino, insieme a tutta l'amministrazione, voglio dire che ringrazio voi per tutto quello
che fate per la nostra comunità, per l'intera penisola sorrentina, insomma. Quindi essere qui con voi per me veramente è un grande piacere ed onore, perché sia tu Lucio, il presidente, diciamo, qui presente, Vincenzo Esposito, e tutti gli altri che sono qui, che collaborano con l'Uni3, devo dire la verità, insomma, vi date tanto da fare, sia dal punto di vista, diciamo, culturale, ma anche sociale. Insomma, fate in modo che il piano di Sorrento, ma insomma, io credo tutta la penisola sorrentina, venga conosciuta dagli stessi abitanti, con queste grandi manifestazioni che fate, questi percorsi anche culturali all'interno della città, e poi anche di conoscenza dei corsi che fate, di formazione, diciamo, quello di lingua, dell'etatto, poi insomma, anche di temi scientifici, insomma, voglio dire, a 360 gradi, cultura a 360 gradi, e anche, diciamo, quello che quest'anno ho notato molto, anche la conoscenza delle bellezze della città, le veicoliamo anche ai più giovani, questo rapporto con, diciamo, con la nuova generazione è importante, ho visto che state cercando di coinvolgere nelle vostre attività anche i più giovani, questo è una bella cosa, quindi vi ringrazio, continuiamo così, questa azione sinergica con l'amministrazione vi sarà sempre vicino, credo, e sarebbe una cosa, un grande errore non appoggiarvi. Grazie. Aspettiamo presente su questo palco per farti qualche altra richiesta. Sappiamo che insieme a noi ami tantissimo Villa Fondi, ti sei fatto in quattro per poterla sistemare a Ricci. Noi subito, insomma, con la nostra dirigente di ginnastica siamo, e approfittando di una direttiva del MIPAC, la yoga nei parchi, noi minuto nel tuo parco, a piedi nudi nel parco. L'esperimento è riuscito meravigliosamente, 20-30 signori si sono messi in tenuta ginnica e hanno fatto ginnastica ai piedi del ninfeo, quel meraviglioso ninfeo. Quindi questo che cosa c'ha a che vedere con la cultura? Ma è un'ulteriore finestra di accesso. Ora stiamo progettando insieme alla dirigente di ginnastica di avere un calendario estivo sempre secondo i vostri permessi e sempre in accordo con la direttrice Budet, di poter fare uno o due appuntamenti da catalogarli e metterli negli appuntamenti estivi di mattina alle 8, alle 9, alle 10, quando ci metteremo d'accordo, fare questa giornata settimanale, questi due appuntamenti nel parco. Che ne pensi, sei d'accordo? Io come faccio a non essere d'accordo? Assolutamente sono d'accordo, come sindaco, come cardiologo, che fa bene alla salute. Poi devo dire, da quando ho visto queste sirene dell'Uni3 che erano in parte della mattina, mi sono fermato a spiarle, diciamo, da lontano, e loro, diciamo, poi mi hanno preso per la gola, perché c'erano anche delle, dopo aver fatto, diciamo, stavano un attimino andando anche qualcosina, diciamo, veloce, così, una colazione veloce, diciamo, quindi questo veramente è stata una cosa molto simpatica. No, assolutamente sì, è una cosa bella, ne parliamo, lo diciamo anche al funzionario, in modo da metterlo proprio in calendario. Facciamo una richiesta. Possono partecipare oltre anche altri insieme a voi. A tutto il pubblico, lo facciamo, esatto, signore, anche perché c'è lo spazio. Qua sì, la mattina è una cosa bella, vedo pure io. In sede è limitata nel numero, perché più di devo mettere in fondo, di 20-30 materassini a terra non possiamo mettere. Invece, essendoci dello spazio, avremo possibilità, con l'ausilio poi di Salvatore Notturno, avremo anche un po' di musica. Salvatore Notturno è dappertutto, il microfono ad ampietto per la dirigente. Me lo immagino che fa, che fa, che fa, che fa, che fa. No, no, meno male che c'è. Un applauso a Salvatore. Il grande impegno che fa sia per il centro culturale che per la biblioteca. Grazie. Grazie a voi, sindaco. Grazie.